Ok, allora fatemi mettere la locandina dell'evento di stasera. Allora, benvenuti a questo 32esimo Ethereum Milano Meetup. Milano sempre tra virgolette perché da gennaio è esclusivamente online. Io sono a Zurigo in Svizzera. Vorrei innanzitutto ringraziare Roberto Garavaglia che mi ha messo in contatto con Simone. Grazie Roberto. Roberto è stato speaker di passati eventi e ben trovato Simone, piacere di conoscerti. Non vedo Piacere mio. l'ora di sentire il tuo speech. Grazie anche al nostro sponsor, a Nops. In genere abbiamo Giorgio che ci aiuta nell'organizzazione e nella gestione delle domande, ma stasera Giorgio di Nobs non è potuto essere tra noi. Simone, io ho un paio di domande prima di partire. Parliamo di un'esperienza nel metaverso. Sono curioso di sentire da te che cos'è per te il metaverso. E poi perché hai deciso di utilizzare questo ambiente sperimentale per comunicare in un mondo o del mondo dell'industria dell'ospitalità? Ok, grazie, grazie a te per avermi come ospite, è un piacere, grazie ancora Roberto per l'introduzione. Sulla prima domanda direi che su una definizione tecnica, ormai sono stati scritti talmente tanti fiumi di inchiostro che forse cerchiamo di, sì, cominciamo a declinarla anche in base alla nostra percezione personale di cosa significa un metaverso. Quello che io cerco sempre di spiegare, e considera che io mi muovo comunque all'interno di un ambiente che è il settore del travel e dell'ospitality, non particolarmente avanzato dal punto di vista tecnologico, sto utilizzando un eufemismo proprio in questo momento. Quindi, diciamo che molto spesso sia clienti che operatori del settore, quando vengono da me, arrivano con questo concetto quasi esoterico del metaverso, no? Come se fosse una specie di entità dotata di vita propria. E la prima distinzione che faccio è sempre quella di cercare, anche quando scrivo, quando ne parlo, cercare di parlare meno di metaverso al singolare e parlare di metaversi al plurale. Perché credo che questo sia uno degli errori principali quando si parla di ambienti metaversici. È quello di immaginare il metaverso come una specie di internet, no? Quindi come un mezzo, una finestra sul mondo nella quale poi coesistono una serie di realtà che possono essere siti web, social network, eccetera. Con i metaversi le cose sono leggermente diverse, quindi parliamo di tante piattaforme diverse. Tra quelle, diciamo, un po' più affermate, parliamo di circa 160 metaversi, quindi non è un numero piccolo, e che permettono di fare delle cose differenti, che hanno declinazioni diverse, hanno anche delle tecnologie e dei finanziamenti diversi alle spalle, ma che in verità sono in qualche modo autoreferenziali. Quindi non, questa idea che secondo me va un pochino scardinata, soprattutto a chi è meno tech savvy, è appunto questa del concetto di un metaverso come un'entità unica, centralizzata, nella quale poi si possano duplicare delle esperienze o crearne delle nuove che poi esistono o meno nella realtà fenomenica. Quindi sì, se proprio dovessi darti una definizione di metaverso, forse ti direi che sarebbe più semplice spiegare che cosa si può fare metaverso, ovvero mettere degli utenti insieme sotto forme che possono essere declinate in maniera diversa, dall'avatar a realtà aumentata, realtà mista, eccetera, per farle interagire in maniera
virtuale o anche in questo caso mista, e superare quelli che sono i limiti dei nostri device, quindi dei telefoni mobili, sostanzialmente dei computer, dei tablet, eccetera. E ecco perché, anche se il termine poi in italiano è un po' duro, però mi piace pensarlo un po' come un web incarnato, se vuoi, no? Quindi dove la presenza tra virgolette fisica prende uno spazio anche virtuale maggiore rispetto alla nostra esperienza attraverso un device che comunque crea una certa distanza. Quindi te l'ho tirato un po' lunga, però questo è, diciamo, il modo in cui io vedo il metaverso. E come mai hai deciso di fare questo esperimento con il metaverso? Che cosa ti ha fatto scattare? Diciamo che nel mio settore, nel settore del travel, forse è l'unico settore dove il metaverso non viene percepito con una grande gioia, diciamo. Ma ti spiego anche perché, e credo che sia un po' un... Assolutamente, è proprio questo, cioè sembra quasi un'antitesi, no? Viaggiare e... È assolutamente l'antitesi. Io dico sempre, il metaverso, se stiamo al modo in cui lo intendiamo oggi, o almeno semanticamente, il metaverso è l'anti-travel per eccellenza, no? Quando noi pensiamo al viaggio, noi pensiamo al movimento su una distanza di solito lunga, no? Il problema è che in ambienti metaversici, o comunque in ambienti virtuali, tu l'elemento distanza lo rimuovi completamente. Quindi la domanda che io faccio, che è cruciale per noi, è: viaggiare senza muoversi è ancora viaggiare o è qualcos'altro? Ora, se noi ci accordiamo, e io sono sotto questo punto di vista, credo che la realtà sia poi un consenso tra individui e che nulla esista in maniera oggettiva. Però se ci mettiamo d'accordo che anche quello è viaggio, allora cominciamo a capire quali possono esserne le opportunità. Considera che io lavoro nel settore del travel, che, come dicevo prima, non è un settore particolarmente avanzato dal punto di vista dell'adozione tecnologica, e in una situazione simile mi ci sono trovato proprio all'inizio della mia carriera. Io ho cominciato nel 99 e ti posso fare dei parallelismi con quello che è stato l'avvento delle agenzie di viaggio online, per esempio. Okay? Questo scetticismo nei confronti del tool web tutto era palese. Ti ricordo benissimo conversazioni che oggi sembrerebbero assolutamente surreali. Con Roberto spesso facciamo sempre lo stesso esempio, no? Io ogni volta che voglio spiegare a qualcuno le applicazioni del metaverso, gli giro sempre un video che potete trovare tranquillamente su YouTube, ed è un piccolo bit estratto dal David Letterman Show del 1995, in cui Bill Gates prova a spiegare a David Letterman, che non è proprio una persona diciamo digiuna di tecnologia, che cosa è internet. E tu ti rendi conto che la difficoltà di un Bill Gates nel 95 a cercare di spiegare qualcosa che esisteva all'epoca soltanto a livello poco più che teorico. Ecco, io penso che di tutte le evoluzioni che abbiamo vissuto a livello tecnologico, e questo te lo dico anche fuori dall'ambito travel, questa è quella più vicina a quella che abbiamo vissuto a metà anni 90. Interessante. Senti, allora, raccontaci di più di questo evento che hai organizzato. HM, Meta Meetup. Ok, la mia idea era, come dicevo, è tanti parlano di metaverso, ne parlano, e in questo caso io li divido veramente in tecno-entusiasti e tecnoluddisti, o peggio, tecnofobici anzi, direi. Ma questo nel nostro settore è vero anche fuori dal metaverso. Negli ultimi anni abbiamo vissuto, per esempio, una crescita esponenziale dell'utilizzo di intelligenza artificiale in lavori che prima erano appannaggio esclusivo degli esseri umani, come il revenue management, per esempio, quindi la gestione dei prezzi, delle tariffe, della distribuzione, fino ad arrivare al marketing conversazionale con i chatbot, eccetera.
Quindi non ti nascondo che ogni volta che una nuova tecnologia diventa mainstream o diventa pre-mainstream, il nostro settore comincia a tirare un pochino fuori le unghie. E detto questo, io dico sempre che considerare il futuro come utopico o distopico è soltanto una questione che si trova negli occhi di chi guarda. Quindi se l'albergatore, che magari è fermo nelle sue convinzioni, vuole continuare a pensare alla realtà fenomenica come completamente distaccata da quella aumentata o quella virtuale, non è certo il mio compito quello di evangelizzarlo. Il mio compito è fare in modo che perlomeno i miei clienti sappiano che ci sono delle applicazioni pratiche che già sono possibili adesso, e ce ne sono altre future nei confronti delle quali avere un vantaggio di tempo oggi farà tutta la differenza. E ora non entro nel tecnicismo di come è malato il settore distributivo in ambito ospitalità, ma ti assicuro che la situazione è abbastanza complessa. Quindi proprio per sfatare questo mito e per provare che le applicazioni metaversiche sono interessanti anche in ambito travel, la mia idea originaria era quella di creare un piccolo evento. L'idea di base era veramente 4-5 amici in una saletta a parlare una mezz'ora di applicazioni metaversiche, un po' quello che stiamo facendo noi adesso, semplicemente in un metaverso. E allora questo progetto è diventato sempre più grande, fino a quando ci siamo ritrovati con 25 speaker da tutto il mondo, una location particolarmente complessa come la riproduzione virtuale di Trinità dei Monti a Roma su Spatial, che è stato il metaverso di scelta, quello che abbiamo scelto per fare l'evento, e che hanno parlato su un periodo di tempo di 10 ore, quindi è stato un evento che è iniziato alle 10 di mattina e finito alle 20 di sera. E tutti gli speaker sono dei C-level del nostro settore, quindi da provider tecnologici a, per esempio avevamo il Lennart, che oltre ad essere un amico è anche uno delle persone responsabili per la creazione di uno delle prime catene nel metaverso, che è Citizen M, e ognuno ha dato il suo contributo su sia quelle che sono le applicazioni correnti in ambito travel per il metaverso. E ti assicuro che ce ne sono tantissime. Prima in pre live mi parlavi del fatto che tu cominci a farti qualche viaggio virtuale, no? E ti vai a verificare qualche destinazione. E là c'è, per esempio, un territorio vergine per tutto quello che è la pubblicità, tutto quello che è l'advertising. Immagina di, per esempio, c'è un'applicazione metaversica particolarmente divertente che ricrea delle visite in città su dei tour bus. Ora immagina di girare su questo tour bus, vedere il Duomo e avere la pubblicità di un ristorante o di un albergo con un pop-up direttamente in ambito metaversi. E c'è tutta la parte relativa al congressuale, quindi la creazione di meeting ibridi. Io stesso l'anno scorso, per esempio, ho partecipato a un evento in forma olografica che sembra qualcosa alla Star Trek, ma in verità dal punto di vista dei costi è una frazione rispetto a prendere speaker che devono arrivare magari dal Giappone o dagli Stati Uniti e farli venire. Tra l'altro sarebbe interessante una considerazione sul costo di una pubblicità in Piazza Duomo, però nel metaverso è tutto diverso, è tutto più accessibile, o almeno per adesso, chissà in futuro se poi verrà commercializzato in base al luogo. Ma così considera che avrebbe assolutamente senso, ma noi gli indizi li stiamo vedendo tutti. Google Maps, che non viene mai quasi mai citata in ambito metaversico, però potrebbe essere invece una delle piattaforme centrali, per esempio. E già adesso stanno creando delle esperienze molto più immersive, per esempio con la realtà aumentata. E quindi immagina un futuro non tanto distante in cui tu scegli una destinazione dove viaggiare, e invece di farti una ricerca su booking.com, su Google, su TripAdvisor, te la fai da visore, un po' come stai facendo adesso.
e io ti piazzo dell'advertising all'interno di questa esperienza. La tua esperienza è aumentata, quindi hai comunque una percezione della destinazione migliore, più attinente alla realtà rispetto a quella che potresti avere con delle immagini statiche o comunque in 2D, e anche l'esperienza pubblicitaria sarà sicuramente migliore. Fino ad arrivare, e questo la vedo un pochino più lungo nel tempo, ma per una questione più che altro di tecnoaccettazione, alla creazione di un duplicato degli hotel in ambito metaverso. Quindi il sogno bagnato di tutti noi marketer è appunto poter venderti una camera prima che tu in quella camera ci vai, quindi fartici entrare dentro. O immagina il MICE organizer che deve organizzare il congresso a Dubai e magari deve capire esattamente com'è la luce naturale in quella sala. Con un ambiente virtuale in un metaverso, questo problema è completamente risolto. Quindi tutte queste sono applicazioni, ma questa ti parlo della punta dell'iceberg, poi abbiamo parlato veramente di applicazioni in ogni singolo ambito del travel. Uno degli speaker una persona che io stimo tantissimo, che è Zoltan Isfan, che è stato il candidato alla presidenza degli Stati Uniti con il partito transumanista, quindi capisci anche il livello, con il quale abbiamo parlato siamo arrivati ai livelli tipo di mind uploading, quindi del viaggio post-mortem, con una coscienza caricata sul cloud, Senti ok? Quindi Simone, prima che iniziassimo la registrazione abbiamo toccato velocemente alcune cose che si possono fare nel metaverso dal punto di vista dei viaggi che non si possono fare ne nella realtà. Prendiamo qualche esempio che mi accennavi, Pompei nel passato, cose del genere, cose che non sono possibili e che quindi sono veramente delle possibilità in più. assolutamente sì. Allora, qua ci sono sostanzialmente due visioni diverse. Cioè, uno è che la possibilità di viaggiare in location che o non esistono più, o non sono mai esistite, o location che sono difficilmente raggiungibili. L'esempio che facevamo prima della registrazione era: mi sono visitato l'Everest. No, ora credo che nessuno di noi avrà la possibilità di fare questa esperienza. Però immagina, per esempio, di voler visitare la Roma imperiale, no? È qualcosa che puoi fare soltanto in un livello di realtà che non è quella fenomenica. O appunto, ti dicevo prima, Pompei, per esempio, è stata molto lungimirante in questo senso. Hanno cominciato ad utilizzare la realtà aumentata in tempi non sospetti. Quindi ti puoi andare a vedere com'era Pompei prima della catastrofe. L'altra applicazione è per tutte quelle persone che per motivi più vari, che possono essere economici, per esempio, possono essere di limitata mobilità, possono essere medici, patologici, non possono viaggiare, no? Immagina magari il viaggiatore più âgé, che magari si trova in una situazione di fisica che non gli permette più di fare, non so, il safari, per esempio, e può farlo in ambiente virtuale. Io dico sempre che queste tecnologie, in verità, se tutta la tecnologia, se migliora la tua vita o comunque un aspetto della tua vita, prima o poi verrà accettata in maniera mainstream. Quindi, sebbene oggi lo possiamo vedere con scetticismo, anche ridicolizzando alcuni aspetti del metaverso, e le possibili applicazioni sono veramente infinite. E sotto questo punto di vista, il metaverso, perlomeno nel travel, è assolutamente democratizzante. Mettici un'altra, e qua non voglio fare la Greta Thunberg di turno, però in 20 anni di emissioni di CO2 con il viaggio aereo soltanto leisure, commerciale, noi abbiamo alzato la temperatura della Terra di 1,5 grado. Quindi se riuscissimo qualche volta, perlomeno per i viaggi di lavoro, a sostituire il viaggio fisico con realtà olografica aumentata o virtuale, oltre ad essere più contenti noi che queste cose le evangelizziamo, magari saranno più contenti anche tuo figlio, tua figlia, mio figlio, e gli lasciamo una terra un pelo meno calda.
Certo. Una curiosità, nell'evento che tu hai organizzato, in quanti utilizzavano davvero uno strumento del genere durante l'evento? Strumento del genere intendi un Degli visore? Oculus, sì, esatto. Allora, il dato te lo posso dare in maniera empirica, perché sostanzialmente l'evento poi era accessibile in tre modi diversi, o in maniera completamente immersiva, quindi da visore, e il numero che posso darti è più che altro legato alle persone che conosco che hanno seguito l'evento. L'altro approccio era entrare comunque in una versione un po' più immersiva, ma in due dimensioni, quindi sostanzialmente su un desktop o su un'applicazione, ma l'esperienza era un po' più alla The Sims, per capirci, quindi quel tipo di esperienza. Oppure c'era l'esperienza assolutamente passiva, che era quella in due dimensioni del broadcast su YouTube, per capirci. E quello che posso dirti è che tutti gli speaker erano in immersiva, quindi erano in virtuale, e buona parte delle persone che poi mi hanno contattato l'hanno fatto in immersiva, ma erano più che altro delle persone che venivano da un passato o da un presente di gaming, ok? Quindi si ritrovavano comunque il visore, ma non l'avevano mai veramente pensato per un'applicazione lavorativa. E quindi ti direi che con le stime che ho adesso, se togli gli speaker dove il 100%, 95% mettiamo, era in visore, dal punto di vista dell'adozione dei partecipanti, ti direi circa un 10-15%. Senti, ti faccio un'altra domanda. E tra l'altro, a proposito, se qualcuno del pubblico vuole fare domande, semplicemente accenda il microfono e faccia una domanda, oppure la scriva in chat. Non siamo in tantissimi, per cui è bello fare anche un po' di, così, di chiacchiera tutti insieme. Ho questa domanda qua. Metaverso, NFT e travel, tu vedi delle sinergie? Ma non le vedo io. Direi che se si conoscono le tecnologie, la sinergia è abbastanza ovvia. E ora, nel caso specifico dell'evento, e questa è stata un'idea di Roberto, in verità, ha pensato, io poi ho soltanto declinato in verità, di rilasciare ad ogni speaker un NFT commemorativo che certificasse in qualche modo la presenza all'evento per gli speaker. Okay? E questo è un po', diciamo, l'aspetto un po' più autoreferenziale, no? Se vuoi, quindi non ti nascondo che la prima, Roberto, non so se te l'ho detto questa cosa, ma la prima cosa che mi hanno detto gli speaker, tipo la sera stessa, è: ok, ma quando mi arriva il mio NFT? Quindi tutti sono veramente ghiotti di Sono tutti questa. gasati per questa cosa. Esatto. Questo è il peso dell'NFT Minter in questo caso. Senti Simone, una domanda molto interessante da Anastasia. Chiede quali siano i costi per creare un'esperienza nel metaverso. Allora, in questo caso ti posso dire quelli che sono stati i costi che abbiamo sostenuto noi. In questo caso noi volevamo un evento completamente privo da pubblicità e privo da, diciamo, discorsi commerciali, quindi era necessario che fosse autofinanziato. E il costo è stato, il metaverso in sé non ha costi, a meno che tu non abbia bisogno di delle funzioni particolari, per esempio la possibilità di fare in modo che i partecipanti creino degli oggetti, per esempio all'interno del metaverso, ma non era il nostro caso. Quindi in questo caso la piattaforma di scelta è stata Spatial, che viene con è una piattaforma gratuita, una piattaforma che può essere aumentata, ma con un costo veramente molto basso. Mi sembra che stiamo sotto i 20 euro al mese, qualcosa del genere. Quello che è un pochino più costoso è l'affitto della location, quindi se volessi creare un evento in ambito metaversico, però magari in un ambiente meno cool, se vuoi,
La spesa sarebbe ancora minore perché potresti semplicemente affittare una sala meeting o utilizzare una sala meeting già preesistente, eccetera. In questo caso noi volevamo che, non ti nascondo anche una cosa, io ho vissuto per tanti anni fuori Italia, sono rientrato in Italia l'anno scorso, e volevo che l'evento fosse in qualche modo legato alla mia città d'origine, ecco, anche perché volevo così fortemente che fosse Roma. E lì ti scontri con gli immobiliaristi di solito che ce l'hanno queste terre, e là dipende da quanto te l'affittano. Là il costo, ti dico che quello è stato il 90% del costo dell'evento, così ti fai un'idea. Per il resto c'è un po' di lavoro, c'è una curva di apprendimento sicuramente per tutto quello che riguarda poi il broadcast, ti servono almeno 2 o 3 persone per la moderazione, considera penso nella moderazione per 25 speaker eravamo circa 5 persone, quindi è un costo che devi mantenere, e poi c'è semplicemente la creazione dell'infrastruttura, che nel nostro caso era un palco, un banco cocktail, quindi alla fine l'avatar poteva andare a prendersi il martini o il campari, eccetera. Ma parliamo di, se ti togli la location, è un evento del genere, ti costa un paio di mila euro, insomma, non parliamo di Ma senti, raccontaci, descrivici come hai fatto proprio la costruzione dell'ambiente, no? I passi che hai fatto. Cioè, io voglio costruirmi il bar, voglio costruirmi voglio customizzare una location. Tu che cosa hai fatto per fare questo? Scusami, che poi mentre facevi questa domanda è uscito sotto un messaggio che Alf vuole parlare. Nella mia testa Alf è l'alieno che mangiava i gatti degli anni 80. Dopo lo scopriamo. Ok. Allora, nel mio caso, in verità, io ho voluto un ambiente che già esisteva nel metaverso, ok? Quindi io volevo una location, diciamo che io volevo, la mia scelta era ridotta tra 4-5 location, che erano dei punti iconici di Roma. Quindi in questo caso non abbiamo creato una location, era là, l'abbiamo affittata. Quindi in quel caso o vai dal proprietario della location e l'acquisti, o vai dal proprietario della location e la affitti, ok? Quindi dal punto di vista della creazione dello spazio non è stato fatto nulla. Quello che è stato fatto è stato poi una personalizzazione dello spazio, ovvero, questo lo vedrai meglio quando ti mando il video, all'interno della immagine della Trinità dei Monti, no? Quindi entri, ci sono le due scalinate, sulla scalinata c'era un grande banner con l'evento, nel giro della piazza c'erano i loghi delle nostre aziende, quelli della mia, di HospitalityNet, di HFTP, che hanno aiutato a gestire l'evento. Un'altra cosa che è stata creata è stato un palco per gli speaker, un banchetto per i drink. Una cosa in più che abbiamo fatto, ma quella ha veramente un costo molto molto limitato, è siccome nei picchi comunque c'era abbastanza... c'era abbastanza gente, e non ti nascondo che c'era anche qualche troll qua e là che arrivava magari a microfono aperto, cominciava a fare delle cose bizzarre. Quindi oltre ad avere tipo un buttafuori metaversico, avevamo anche una serie di sottosale, quindi avevamo creato dei portali che non sono altro che delle bolle sostanzialmente, nelle quali si può entrare e si viene teletrasportati da uno spazio metaversico all'altro, del tipo che se magari un partecipante era particolarmente interessato da uno speaker, lo speaker e questo partecipante potevano andarsene in una saletta privata e portare avanti la propria conversazione, e perché no, anche magari chiudere una trattativa. Quindi questo è stato dal punto di vista strutturale quello che è stato fatto, ma su una location che già preesisteva. Interessante. Alf, dici vai con la tua domanda. Eccomi, non sono... mi sentite? Perfettamente, ti vediamo. Sono l'alieno degli anni 80, però ho capito benissimo chi è, perché anch'io lo guardavo da piccolo, quindi bello, connessione di cultura pop ormai andata. Sì. Comunque, innanzitutto piacere di conoscervi, sono veramente mega contento di conoscere persone come voi, perché anch'io comunque provo a organizzare qualcosa nel metaverso. Io comunque come lavoro gestisco community di sviluppatori, e soprattutto durante la pandemia, per poter
continuare a far interagire le persone dopo un sacco di meeting online dove c'era una predilezione per il contenuto e molto poco sulle connessioni. Ho provato anche a fare un po' di esperimenti con il metaverso, faccio parte della community della Meta Comitiva VR, che è un gruppo dove ci riuniamo ogni giovedì su Altspace VR, abbiamo fatto delle cose, quindi, come dire, sono un sacco entusiasta di queste tecnologie e penso che hanno veramente il potere di influenzare pesantemente il modo in cui le persone interagiranno. Non tutte, determinate classi di persone, in determinati contesti, quindi non grido alla da domani tutti nel metaverso ci scorderemo di avere una connessione fisica, però secondo me è abilitante di tantissime cose. Quello che vi volevo chiedere, data anche la vostra esperienza proprio pratica sul campo, oggi esistono tanti tool e tante piattaforme. Hai citato Spatial, c'è Altspace VR, ci sono piattaforme un po' più particolari, magari un po' più sul mondo lavorativo, però dove comunque uno può organizzare eventi, sia quelle di Microsoft che comunque anche altre. Quindi il panorama delle piattaforme disponibili è vago, vario, sono anche molto in evoluzione come feature che rilasciano e a volte, lasciami dire, c'è un po', si sente l'adesione verso certi trend, no? Allora, adesso il trend NFT, facciamo un sacco di nuove feature dove tu, creator, puoi creare la tua galleria di NFT, però poi ancora non ho risolto il problema dell'audio spaziale che non funziona bene, oppure degli strumenti di moderazione per evitare che questi troll che entrano facciano casini. Quindi, vabbè, poi giustamente ognuno si fa la roadmap del proprio prodotto. Dalla vostra esperienza, secondo voi, c'è qualche piattaforma che sta emergendo come un po' più predominante in questo panorama, oppure c'è ancora magari in base al settore, in base al tipo di esperienza, una piattaforma di riferimento, ma complessivamente ce ne sono tante ancora in gioco? Guarda, questa è una domanda da un milione di dollari, in verità. A, perché considera che c'è un rischio reale e credo che sia anche un po' un innovation blocker, ovvero molte aziende hanno paura di investire sul metaverso sbagliato, ok? Quindi immagina, ora noi abbiamo dei nomi che sono ormai mainstream, no? Pensa a Decentraland, The Sandbox, Spatial, Horizon, quindi diciamo che all'interno di queste realtà difficile che vedremo una scomparsa di queste piattaforme, vedremo probabilmente un aggiustamento negli anni, ma direi che ormai hanno preso una buona fetta di mercato. E la questione che dico sempre è: quale sarà MySpace e quale sarà Facebook di questi metaversi? Perché la domanda è assolutamente, assolutamente varia. Quindi, da una parte, questo a mio avviso blocca un po' gli investimenti perché aumenta la percezione del rischio. Detto questo, io torno a quello che però ti dicevo all'inizio, ovvero che il metaverso, per sua definizione, si declina al plurale. Quindi il fatto che esistano tanti metaversi con delle sfumature diverse non è necessariamente un male. La mia previsione è che l'evoluzione sarà molto simile a quella dei social network. Quindi tu avrai il metaverso alla LinkedIn dove farai business, avrai il metaverso alla Facebook dove starai col compagno di scuola più vecchietto, cioè avrai il metaverso alla Tinder dove farai altre cose, e così via. Sì, sono assolutamente d'accordo, Simone. Ci saranno delle specializzazioni, ognuno si cercherà di prendere una fetta di mercato, lo si vede alla fine in tutte le industrie. Secondo me, però, ci sarà un alto grado di integrazione tra tutti questi diversi metaversi, cioè la possibilità di saltare da uno all'altro portandosi dietro qualcosa, e questo qualcosa sarà grazie alla blockchain, che ti permetterà di portare le tue proprietà da una parte all'altra. E questo, guarda, sarà è interessante quello che dici, proprio ieri mi ha contattato questa azienda che fa una specie di, non è un vero metaverso in verità, guarda che cosa già sta nascendo, è esattamente quello che dici, una specie di hub, quindi una specie di integratore di metaversi. Quindi immagina questa piattaforma dalla quale tu gestisci metti in flat tutte le varie esperienze metaversiche. Perché questo potrebbe essere un altro dei problemi centrali, ovvero mi va bene l'iperspecializzazione dei metaversi, il problema è che in questo caso si potrebbero creare dei giardini recintati,
dai quali noi non possiamo uscire. Sotto questo punto di vista, io credo che Horizon avrà un vantaggio semplicemente perché ha una infrastruttura, diciamo, sociale abbastanza complessa, perché ha dei social molto diversi tra loro, anche per demografica, ha due sistemi di messaggistica, ha uno dei visori più venduti al mondo e così via. Però quella dell'Inter... E soprattutto ha una storia ormai più che quindicennale nella creazione di social network, e alla fine Meta è Facebook 2.0 o 3.0. Non so quanto questo abbia aiutato, perché poi in verità ti dico, cioè, noi, io sono oltre Alf, però sono sempre stato un amante della fantascienza, quindi io lo dico sempre, quando ho fatto questo evento in metaverso, per me è stato un sogno che io ce l'ho dagli anni 90, cioè da quando leggevo, non so, cose alla la Ballard, la William Gibson, tutto quel cyberpunk, Philip Dick, tutti quegli autori che avevano previsto un po' questo metaverso. Non dimentichiamoci che la parola metaverso viene da scritto di fantascienza, cioè Snow Crash, che è un gran bel libro di fantascienza, oggi è interessante che se tu lo vai a cercare su Amazon, oggi lo trovi sotto la categoria internet o computer, non lo trovi più sotto fantascienza. e secondo me questo è un indicatore interessante di come si stanno muovendo i metaversi. Però è una domanda molto interessante. L'integrazione tra i vari metaversi sarà un problema a un certo punto, e secondo me se non cominciamo a pensarli dal punto di vista del codice e dello sviluppo con una mentalità di apertura e di integrazione, potremmo trovarci effettivamente con dei problemi tra qualche anno. Alf, hai un'altra domanda? Vai. Io ne ho anche una. Esatto, che voleva parlare, quindi lascio la parola a lui e non voglio invadere troppo la scena. Però ne avrei 100.000 domande. Grazie, Alf. Io ho una visione, più che una domanda, una visione diversa sull'integrazione dei metaversi. Cioè, voi pensate che i metaversi attuali siano Facebook piuttosto che MySpace? Per me invece, che sono un pochettino più vecchietto di voi e che ho vissuto l'inizio di internet, per me sono America Online e CompuServe. Sono mondi chiusi all'interno del quali si potevano fare un fracco di cose, ma che poi sono stati sostituiti da un mondo aperto che era internet. E ve lo dico io, magari qualcuno qui mi conosce, che ho fatto Italia Online, che Italia Online nel 1994 è nato come mondo chiuso simile ad America Online, ma in corso d'opera abbiamo cambiato e siamo diventati un'altra cosa, insomma. Guarda, con me tu che sfondi una porta aperta sotto questo, intanto grazie della domanda e del paragone, che secondo me è assolutamente calzante. Ma infatti una delle mie grandi paure in ambito metaversico è proprio la mancata integrazione tra i vari mondi. Nel mio, nel settore del travel, ti assicuro che questo è un problema centrale. Ora, ecco perché dico sempre che noi lavoriamo all'interno di un settore che veramente per alcuni aspetti è fermo agli anni 80, agli anni 90, perché buona parte dei sistemi infrastrutturali che sono creati per la gestione degli alberghi segue le stesse logiche di sviluppo degli anni 70. Quindi adesso ti faccio una deviazione fuori dai metaversi, ma giusto per farti capire. Noi oggi continuiamo a lavorare molto spesso con alberghi che hanno dei gestionali per la gestione delle camere, della distribuzione, eccetera, che sono dei sistemi legacy installati, che non sono creati con API aperte, che sono monolitici, non sviluppati in microservizi, e questo è un cancro nel nostro settore. Dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista della mancata crescita. Io dico, questa, ti ripeto, è una cosa un po' più tecnica, avrebbe più senso se tutti lavorassimo in ospitali, però se volete ve la spiego poi magari in privato, mi scrivete una mail. Però il problema oggi centrale dell'adozione della tecnologia in ospitali è anche il fatto che anche le strutture magari vorrebbero fare delle cose più avanzate dal punto di vista tecnologico, anche in ambito metaversico, non possono farle perché il loro sistema centrale
è un sistema installato che non si collega a nulla. Cioè, durante l'evento io ho avuto due PMS, no? Quindi due gestionali alberghieri, e la domanda principale era: se da domani noi cominciamo a vendere delle sale meeting nel metaverso, no? Quelle sale meeting in qualche modo devono essere poi gestite da un gestionale, no? Quindi significa che se Stefano tu vuoi organizzare un evento nella versione metaversica dell'hotel Pippo, quell'hotel Pippo deve allocarti quella sala per quel giorno, e quella sala per quel giorno è solo tua, no? E segue le stesse regole del contrattuale. Quindi se tu ti occupi di blockchain, contrattualmente non ti vado a mettere di fronte a un'altra sala un altro che si occupa di blockchain, così via. E la domanda era: come gestiamo dal punto di vista dell'inventario queste sale virtuali? Che è una domanda assolutamente lecita. Il problema è che molti di questi sistemi non permettono neanche l'integrazione con il sistema di fatturazione. Quindi ecco perché ti dico, noi siamo fermi in hospitality e questo divario è sempre più netto tra tecnologie che sono state sviluppate tra i 70, gli 80 e i 90 e invece visionari che cercano di colmare il gap. Il metaverso è questa problematica sotto steroidi, quindi io ti do assolutamente ragione. E dall'altra parte c'è una corsa metaversica ormai che secondo me ha fatto anche un po' perdere di vista una serie di problemi che ci troveremo da qua a qualche anno, no? Io non sono sviluppatore, però se qualcuno di voi è sviluppatore avete sentito sicuramente l'espressione spaghetti code, no? Quindi questi sistemi che a un certo punto hanno un codice talmente tanto complesso che diventa completamente inscalabile. Ecco, nei metaversi potremmo trovarci proprio a causa di questa corsa all'adozione, questa corsa all'oro metaversica, in una situazione simile. E quindi, Marco, io sono d'accordo con te, purtroppo, qua sono un po' tecno-pessimista, che magari tra 5 anni ci troveremo con 10-15 metaversi mainstream che tra loro non si parla. In realtà la mia posizione è che fra 5 anni forse i metaversi attuali saranno irrilevanti e avremo degli standard che consentiranno a chiunque di avere meta.coca-cola.com, meta.ferrari.com, e tu apparirai all'interno di questi mondi esattamente nello stesso modo, perché tu sarai sempre la stessa persona. Quindi la tua visione è un po' quella più utopica di un metaverso condiviso, no? Tu la vedi più così? O forse stai dicendo che ci sarà la dominanza di qualche sistema, di qualche azienda che dominerà tecnologicamente? No. Allora, CompuServe era un mondo chiuso. America Online era un mondo chiuso, sono morti. Perché? Perché poi alla fine c'era uno standard che era l'HTML che consentiva a chiunque di creare dei contenuti. E poi ci sono stati altri standard, cioè ce n'erano altri prima, non so, l'email, no? Poi è arrivato il messaging, ne sono arrivati tanti altri, no? Ricordo della guerra magari... di browser, per esempio. Eh? No, ma magari emerge uno standard per cui esisterà un file.meta che definisce, per esempio, una personalità. Questo file.meta magari... rappresenta me stesso, e quando io mi presento con un browser da metaversi all'interno di una qualunque property che si affaccia, io a quel punto sono io, sarò sempre io come appaio nel metaverso, così come sono sempre io quando appaio in un qualunque sito web e lo vedo, no? E quando mi registro lascio la mia email e divento una persona all'interno di quel sito, quando acquisto un biglietto aereo. Guarda Marco, io questa, la tua visione la capisco, e penso che sarebbe in verità un segnale estremamente positivo in ambito metaverso, perché come ti dicevo prima, la mancanza di uno standard condiviso, e ti ripeto, tu hai fatto degli esempi assolutamente lampanti, non so se ti ricordi, te lo ricordi, tipo adesso tu sei vecchietto, ma comincio a essere vecchietto anch'io, quindi qualche cosa me la ricordo, tipo ti ricordi il W3 Consortium che cominciava a dare gli standard di come sarebbe dovuto essere
sviluppato il web. E sì, esiste ancora, Però, no, credo si siano sciolti, credo si siano sciolti qualche anno fa, no? No, no, c'è ancora. Ancora, ok. Però immagina che comunque quello è stato un lavoro estremamente lungo, soltanto per trovare gli standard accettati dai browser è stato un lavoro anche di tecno-educazione degli sviluppatori e dei fruitori della tecnologia stessa. Quindi io questa la vedo, diciamo, il migliore scenario, quello che proponi tu. Quanto questo succederà nei prossimi 5 anni, non lo so, forse qua sono un po' meno ottimista, ah, no, probabilmente certo. Ci arriveremo, ma forse fra 10. Abbiamo un'altra domanda, certo, da parte di Alf. Sì, sì, no, io volevo aggiungere proprio questa cosa qui, che anche è una dimensione che a me interessa parecchio. Ti sento malissimo, sai, Alfredo? È tornato sul pianeta di Alf. Mi sentite meglio adesso? No, è molto metallico. Devi spegnere i Bluetooth e ripartire. Mi sentite adesso? Sempre male? No, male. Non credo sia un problema di banda. Vediamo se il suicidio tecnologico. Sì. Però guarda, questo apre in verità già un'altra riflessione, perché uno dei problemi che noi abbiamo avuto durante l'evento è stato proprio un problema di banda di connessione. Cioè, noi abbiamo avuto due speaker, Roberto se lo ricorda, poi anche in due punti abbastanza salienti. Uno che a me poi è dispiaciuto particolarmente perché è il presidente di Federalberghi e ti ripeto, per me aveva un peso importante che lui dicesse due parole da Roma, alla fine non è riuscito a parlare, comunque si trova in un posto con una connessione bassa. E ecco, un altro consiglio che do: se qualcuno vuole organizzare un evento metaversico un po' più grande, fate in modo che tutti gli speaker siano almeno in fibra, che sotto veramente è complesso. Vediamo Alfredo se... Mi sentite adesso? Perfettamente. Ah, ok. No, su questo voglio aggiungere, come dire, un piccolo contributo su quello che si diceva degli standard, perché è anche un tema che insomma, mi interessa parecchio. E è vero che, riprendendo quello che diceva Marco, in passato c'è stata una grande divergenza, poi grazie a tutta una serie di correnti siamo arrivati a internet e tutta quell'evoluzione che è stata possibile oggi. È anche vero che però ci sono in molti che sostengono, con buone poi argomentazioni, che quello che è successo per internet non si ripresenterà mai, un'occasione così non si ripresenterà mai, perché ci sono interessi in gioco a livello globale, tecnologico, che non esistevano quando si era formata internet, che comunque ci sono dei poli che ormai aggregano, prendiamo Meta, prendiamo Google, prendiamo diverse altre aziende, che comunque cercano di tirare l'acqua al loro mulino per quello che stanno facendo. Quindi anch'io sono della speranza che si possa avere un metaverso realmente operabile. La realtà dei fatti è che però, diciamo, oggi stiamo andando veramente in tantissime direzioni diverse, perché vabbè, è un momento di sperimentazione, quindi ci sta, sperimentiamo, proviamo, vediamo, eccetera. Però la convergenza sarà molto molto complessa, anche soltanto per l'accettazione di un file, come ti dicevi tu, la Pixar l'ha proposto, il file USD, ma c'è ancora molto da fare per farlo accettare, per renderlo fluibile su tutte le piattaforme, per renderlo anche adatto a descrivere la complessità di un metaverso e di un mondo in evoluzione. I renderer, chi te l'ha detto che tramite un NFT che mi dice che ho comprato un certo paio di scarpe, quel paio di scarpe si è poi renderizzato, quindi reso visibile in tutti i vari metaversi nel modo in cui voglio. Magari qualcuno dice no, io questo lo supporto come formato tecnicamente, però poi se lo renderizzo te lo faccio vedere male, e quindi tutta una serie di particolarità che era proprio il motivo per cui poi uno ha preso quella digital property è andato, cioè non vengono utilizzati. Quindi anche a me piacerebbe essere molto ottimista sulla possibilità che un internet e tiri via tutti i monopoli per poi unificare. È difficile, è estremamente difficile, senza magari forse qualche tipo di centralizzazione che porti a questo processo di unificazione. Sono anch'io un po' più sullo scenario, avremo diversi metaversi, come oggi abbiamo un browser per accedere a diversi servizi online, domani forse avremo qualche tipo di applicazione hardware, se vogliamo che sia immersiva, e software che ci permetterà di navigare attraverso i vari metaversi, quindi un po' il paragone di ogni metaverso di questo servizio web che abbiamo. Però è chiaro che qui
speriamo tutti per il meglio e poi cerchiamo di gestire quello che c'è oggi e di anche fare la nostra parte per portarlo verso dove noi speriamo. Questo è poco ma sicuro. Posso fare una riflessione? Certo, Alberto. Perché quello che diceva Marco Tovini è sicuramente interessante, però c'è un aspetto che non è semplice spiegare in pochi minuti, però vorrei quantomeno provare a far cogliere l'emozione di questo ragionamento. È proprio legato a... Scusate, faccio un salto un po' indietro. Probabilmente Marco, che più o meno ha la mia stessa età, anche se dimostra molto di meno, ricorda, ma un po' tutti lo ricordiamo nei nostri studi, no? Il modello ISO OSI, no? Quindi il modello ISO 7498, 7 livelli e così via, no? Ok. Allora, io lo dico perché ai tempi ero, credevo tantissimo nel modello ISO OSI, no? Quindi nell'Open System Interconnection. E poi però la storia la conosciamo un po' tutti, no? Cioè l'azienda, no? Che stava così, insomma, in America, no? Un bel ponte, no? Ha cercato di in qualche modo dominare con l'imposizione di un protocollo e improvvisamente dei nostri 7 livelli, no? Su cui ricordo l'application stava on top al 7° livello, no? Ci siamo tutti quanti fermati al quarto livello, appunto al TCP, no? Evidentemente, no? Con una proliferazione assoluta di gateway, di soggetti che in qualche modo dovevano consentire la interconnessione a livello, almeno a livello di trasporto, quindi a livello 4. Ora, voi capite, guardate, io sto, diciamo, in qualche misura, tutta la mia storia, i primi anni, sono più di 30 anni che mi occupo di ste robe, no? Era molto legata proprio alla progettazione di gateway. Io ho avuto la fortuna in Italia di lavorare in un'azienda che faceva ancora ricerca e sviluppo e di progettare uno dei primissimi router IP, quindi proprio in C, quindi figuratevi, no? Parlo del 1985. Tutto questo io lo sto raccontando per quale motivo? Che laddove c'è chiaramente l'esigenza di un gateway, c'è inevitabilmente un guardiano. Un guardiano che sovraintenda il gateway stesso. C'è un guardiano che ha come minimo visibilità di due giardini, uno che sta alla sua sinistra, uno che sta alla sua destra, scegliete voi quale, evidentemente, e ha la necessità appunto di interconnettere. Ora, scusate il pippotto sull'ISO 7498, però attenzione perché qui stiamo parlando invece, e io qui invece porto la mia esperienza insomma di blockchain addictive, diciamo così, e qui stiamo parlando, se costruiamo un metaverso su blockchain, di qualche cosa che è completamente diverso. Cioè la blockchain possiamo considerarla, alla stregua di un protocollo, anche se non è chiaramente la sua funzione non è assolutamente corretta, come un protocollo fat, quindi un protocollo grasso, largo, no? Cioè in qualsiasi punto voi prendiate, qualsiasi entry point voi prendiate per entrare a fare business con la blockchain, siete tutti quanti allo stesso livello, perché prendete, non so se è chiaro, no? l'intero set di regole, no? Che governano quella blockchain. Ok, ci sono blockchain diverse, è chiarissimo, no? Però attenzione, perché questo è fondamentale, non so se riesco a comunicarvi questo tipo di sensazione, nella misura in cui, attenzione, l'assenza, o meglio, la presenza, la compresenza di questo FAT protocol, chiamiamolo così, in tutti gli endpoint, in tutti i nodi, è tale da poter favorire non più una necessità di creare dei guardiani custodi che facciano da gateway, ma al contrario, e forse quello che diceva Marco, delle abilissime verticalizzazioni. La verticalizzazione in un protocollo di blockchain è esattamente come, infilare un tubo, no? Praticamente immaginate una torre di estrazione, no? Del petrolio, no? Che arriva sino in fondo e a tutti, attenzione, a tutti i livelli, chiunque inserisca quel tubo ha la possibilità di competere. Non è che se io inserisco il tubo da un'altra parte ho un livello in meno e quindi competo in maniera diversa. Allora,
tornando diciamo nel concreto e nella realtà, il file che descriveva, che provava a descrivere Marco Ottolini, che in qualche modo ci descrive o ci potrà descrivere in una nostra dimensione metaversica, attenzione, la dimensione metaversica e non le dimensioni metaversiche, c'è una sostanziale differenza, mentre ci sono i metaversi, c'è una dimensione e la dimensione è mia. Poi la posso rappresentare, diciamo, con un NFT, va bene, non c'è nessun problema, ma quello che a me interessa è poter essere l'owner in qualunque punto di questa filiera e quindi in qualsiasi metaverso dei miei attributi, perché i miei attributi sono ciò che effettivamente mi permette di mostrarmi, di interagire, senza, attenzione, la necessità di un convertitore. Io sono, per mia definizione, un esperantista. E quindi credo, e poi chiudo, che, poi magari la prossima volta vi spiego anche perché chiunque proverà ad opporsi a questo tipo di visione, a mio avviso, fallirà miseramente. Ecco, io credo che qui si sia veramente parlando di esperanto, cioè la blockchain, le applicazioni, i servizi a valore aggiunto, le verticalizzazioni parlano tutti lo stesso linguaggio, l'esperanto. Se c'è bisogno di evolvere il linguaggio, lo si evolve, l'esperanto evolve, in una logica di governance che è decentralizzata per definizione. Ok? Allora, poi chiudo perché siamo già alle 20.02, magari la prossima volta con Stefano, se abbiamo tempo, approfondiamo anche magari un pochino. Sì, poi prendiamo l'ultima domanda da parte di Carmine. Non so, ecco, adesso non so quanto sia riuscito a darvi, no, questo tipo, non sono cose... mi rendo conto estremamente semplice e probabilmente non sono neppure io bravissimo a spiegare, però ecco, ecco, capiamoci, no? Ecco, vi lascio con la suggestione dell'esperanto, che forse riusciamo a farla nostra, a farla propria. Poi la prossima volta vi spiego per chi e perché chi invece cercherà di far fuori l'esperanto lavorando sulla blockchain farà dei danni di sangue, a mio avviso. Grazie Alberto. Vai Carmine. Buonasera, ero venuto sperando di parlare di, come dire, invece no, secondo me Roberto ha posto un tema. Ciao Carmine, no, tanto tempo. Ho appena terminato il test al Politecnico, promosso. Bravo, stamattina stavo lì. Scusate, no, allora, volevo solo, purtroppo sapete, mi sono occupato tanto tempo di economia, per cui sulle reti, per cui... No, c'è un discorso, secondo me, che andrebbe forse riformulato in questi termini. E l'abbiamo imparato dall'internet, no? 2.0. Allora, internet 2.0, fondamentalmente, era un business modeling a 10 livelli, no? I famosi layer che diceva anche Roberto. Cioè, sostanzialmente, si chiama net neutrality, no? C'era chi ci metteva la backbone, cioè lo Stato, chi faceva l'ultimo miglio e chi ci guadagnava. Normalmente ci hanno guadagnato chi ha lavorato on top su questa infrastruttura, ok? Questa cosa è scientifica e documentata, non è una mia intuizione, si studia a tavolino. Quello che dice Roberto è interessante. Allora, se la blockchain diventa l'infrastruttura su cui può correre il metaverso, allora tutte le verticalità, le decentralità, ok, diventano ovviamente un modello non più a 10, a 50, a 7, 2, a un livello, non è più importante, cioè voglio dire scompare questo discorso di persistenza. Allora, però questo dipende da due fattori. Uno, se l'infrastruttura sotto funziona, è veloce, e devo dire che gli americani ci hanno investito i miliardi perché funzionasse le backbone, no? Cioè loro avevano già le reti TCP/IP quando ne andavamo a 1200 baud, insomma, giusto per capirci. Il sistema bancario italiano si è retto sulle reti a 1200 baud, no? Sulla seriale, io lavoravo sulla porta seriale, sul checksum, che poi me lo sono ritrovato nella blockchain. Detto questo, la parte, quindi se l'infrastruttura blockchain permetterà di lavorare liberamente on top, allora a questo punto vi potrete concentrare sulle applicazioni. Allora mi viene in mente una roba. Quando è partita Airbnb, io avevo messo la cosa,
il salto di qualità me lo fece fare un'idea di Airbnb, che era un fotografo. Cioè Airbnb ebbe l'intelligenza di prendere i fotografi professionisti gratuitamente, farmeli venire a casa, mi ha fatto 3 foto che hanno fatto diventare casa mia fantastica, non era male, però l'ha fatta ancora più bella, ancora sta lì, eh? E il fotografo si poteva fregiare di essere diventato nel mondo Airbnb. Cioè, allora, che cosa voglio dire? Voglio dire che il segreto dei successi dipende, secondo me, da 3 fattori. Come usi l'infrastruttura sotto, a che livello ti metti, qual è la tua idea verticale e come tu generi l'interoperabilità di un business modeling. Perché oggi i business modeling sono business di filiera. Ora qui, le filiere su come si chiama, su metaversi, finanze sono complicati da fare, perché quindi morale, allora, io non so il metaverso dove ci porterà. Io vedo 2 poli: o il metaverso diventa ancillare, come è stata la fotografia, no, Airbnb, quindi comincia a essere qualcosa che propone qualcos'altro, no, oppure il metaverso diventa l'only one in cui tutto ci finisce dentro. Questa è la scommessa, secondo me. Poi che arrivano vecchi player, nuovi player, questo è normale. Però, ripeto, attenzione quando si fanno le scelte, perché se l'infrastruttura sotto è rigida e pesante, tutta la parte sopra non funziona. Non so se... Ecco, questa è la riflessione che volevo fare. Mi rendo conto, non è semplice, però era un contributo. Interessante, interessante, Carmine. Grazie. Senti, io continuerei a parlare con voi per un sacco di tempo, ma siamo finiti oltre il tempo che ci avevamo messi d'accordo, quindi vorrei ringraziare Simone di essere venuto a raccontarci la sua esperienza, vorrei ringraziare tutti quanti quelli che hanno partecipato e chi ha fatto le domande. Noi ci vediamo l'ultimo giovedì di giugno per il prossimo 33° Ethereum Milano Meetup. Ciao, grazie, alla prossima. Ciao, ciao. Molto interessante. Ciao Roberto, ciao a tutti. Ciao Carmine.